Ciao da Dove al Sud, oggi siamo a Rossano con Daniele e Daniela. Cominciamo la nostra passeggiata con una panoramica su Piazza Steri. Lì c'è la Torre dell'Orologio, bellissima. La Cattedrale di Maria Santissima Chiropita. Che bello questo scorcio. Ecco, c'è l'ingresso. La torre campanaria. E la cupola maiolicata è uno spettacolo. Adesso andremo a visitare l'interno della cattedrale, quindi seguiteci, venite con noi, ci sono tante cose da vedere qui a Rossano, in provincia di Cosenza, in Calabria. La sacra icona, l'immagine di Maria Santissima Chiropita, ovvero non dipinta da mano umana. Ma guardate che meraviglia! E laggiù si vede anche il mare! La chiesa di San Bernardino. Stiamo esplorando Rossano. Bella, vero Daniela? Mm-hmm. Ci sta bella, sì. C'è tanto da vedere. C'è una panoramica, girate con noi. Che buoni i profumi calabresi. Ah, si sente da qui. Fantastico. La statua di San Nilo. Siamo sotto sopra. Oh. E questa è la porta dell'acqua. Una delle 7 porte di accesso al centro storico. Questa è ancora ben visibile insieme a Porta Giudecca. La chiesa di San Nilo. Ehi, piccolino, che guarda bello. Che occhi che ha. Gli occhi azzurri sono. No, ah, no, sono diversi. Sei affettuoso. Il gatto di Rossano vi saluta. Vicino. I souvenir di Rossano. Ah, che bello questo. Daniela, ti sei preparata col cestino? Faccio il cambio con la borsetta. Andiamo nell'orto. Sì. Siamo in un bel negozietto di prodotti tipici di Rossano e della Calabria, qui dei dintorni. Guardate quante squisitezze che ci sono qui. Fave e finocchio. Peperoncino macinato, filetti di melanzane, c'è veramente l'imbarazzo della sì. Scelta. Tanti tipi di pasta. Fantastico, ci siamo trovati con un matrimonio in diretta. Bellissimo. Bellissimo. Stiamo visitando il Museo del Codex e Diocesano. Scopriamo insieme cos'è il codice. Il codice purpureo, o meglio Codex Purpureus Rossanensis, è un evangeliario greco miniato del V-VI secolo, realizzato in finissima pergamena purpurea, composta da 188 fogli, con l'intero Vangelo di Matteo e quasi tutto quello di Marco. 15 splendide miniature, capolavoro dell'arte bizantina. Perfetto. Guardate, queste insegne sono spettacolari. Sartoria. Qui ci sono proprio i segni del tempo, la storia. L'oratorio bizantino della Panagia. Scuole elementari. La chiesa di San Marco. In stile bizantino. Appartiene alla tipologia degli oratori bizantini a 5 cupole. Restando in Calabria ci viene in mente subito la cattolica di stilo. Siamo arrivati alla Marina di Rossano. Guardate, c'è la ruota panoramica, bellissima. E
Ed ecco il mare di Rossano. Siamo venuti nel tardo pomeriggio ad imbrunire, però... Che pace! Infatti, ci sta benissimo. Poi magari un giorno veniamo in costume, facciamo un bel bagno. Siamo quasi al tramonto. Bellissimo. Ci troviamo a Rossano Stazione. Ci avete consigliato di prendere un gelato. Ed eccoci qua. Ci troviamo alla Fabbrica e Museo della Liquirizia Amarelli. E qui termina il nostro video. Ciao Rossano da Roma al Sud. Grazie per il mi piace e condivideteci.